Ragazzi, sono Lucas e ben ritrovati sul mio canale. Quest'oggi siamo qui per mostrarvi come fare lo slime. Allora, io ne ho già fatto uno, è venuto molto bene, ne sono molto soddisfatta. Ma adesso vi mostro come si fa. Innanzitutto dobbiamo avere il bicarbonato di diversi tipi, possiamo usare quello che abbiamo in casa, insomma. Poi ci serve una colla della linea Elmer's, che ovviamente sono di tutti i colori, quindi potete scegliere il colore che vi piace di più. E infine abbiamo sempre della Elmer's l'attivatore, perché sennò lo slime non si forma. Quindi, come primo passaggio, andiamo a prendere la colla, la apriamo e la versiamo. Poi dipende, ragazzi, anche dal tipo di slime che vogliamo fare. Se ne vogliamo fare uno grande, allora ne mettiamo tanto. Io in questo caso però cerco di fare quello un po' più grande rispetto al normale. Ecco qua, versiamo la colla. Non vuole uscire. Allora, chiudiamo. Ovviamente, ragazzi, usate tutto in carta, perché sennò le vostre mamme vi danno le botte. E che dire? Prendiamo il bicarbonato, facciamo così e iniziamo a mescolare bene. Già abbiamo una bella sostanza, cioè tanta roba già adesso. E adesso prendiamo il liquido per lentine barra attivatore, lo potete chiamare come più vi piace. Ne mettiamo un bel po' perché si deve formare. Vediamo se basta. Allora, lo slime già sta iniziando a prendere consistenza. Allora, vediamo, sì, dai, più o meno si sta formando. Forse ci voleva un po' più di bicarbonato. Penso di sì, penso che ci voglia un po' più di bicarbonato quando non si forma. Ma gli estremi, estremi rimedi, questo è un vecchio detto. Allora, adesso, vabbè, facciamo. Mescoliamo fino a quando questo benedetto bicarbonato non si toglie. Poi vabbè, ragazzi, anche se usiamo il liquido per le lentine o attivatore, comunque si toglie. Ecco un po'. E adesso si dovrebbe andare a formare il nostro slime. Allora, vediamo un po' come viene. Non so com'è la consistenza. Sì, dai, più o meno. Ragazzi, non fate come ho fatto io. Usate dei guanti. E intanto abbiamo preparato il nostro slime con la quale ci possiamo giocare. Quindi mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e chiaramente attivate la campanellina. Io vi saluto, bella!